si chiama Prossima Destinazione Europa ed è un progetto fortemente voluto dai giovani democratici e dalle scuole Liceo Scientifico Riccardo Nuzzi e Liceo Carlo Troia. Sei ragazzi di questi istituti saranno selezionati per partecipare alla visita al Parlamento Europeo a Bruxelles che si terrà tra il 24 e il 27 aprile. Un'iniziativa fortemente sostenuta anche dall'europarlamentare Elena Gentile. Vogliamo portare in Europa i cittadini e le cittadine di questo territorio, i nostri ragazzi, perché possano vivere a stretto contatto con quello che è il grande dibattito che oggi tiene banco in Europa, come contrastare i nazionalismi, i sovranismi, come combattere questa crescente ondata di xenofobia e di razzismo, in una visione che invece appartiene all'Europa, che è quella della valorizzazione delle differenze e nella, diciamo, nella grande ambizione di creare un mondo di uguali. E questo passaggio lo abbiamo voluto costruire nelle scuole del territorio, e voglio ringraziare il dirigente professor Zingarelli per aver accolto l'idea dei giovani democratici dell'associazione E-Sud. E la selezione avverrà attraverso, come dire, una riflessione che i ragazzi ci restituiranno rispetto appunto al tema dell'integrazione e del modello europeo. Per essere selezionati, gli studenti interessati dovranno consegnare un elaborato che avrà come tema l'integrazione in Europa entro l'11 marzo. I migliori 6 partiranno alla volta di Bruxelles. Destinazione Europa è un progetto che ha voluto coinvolgere i licei della nostra città. Chiediamo ai ragazzi di produrre un elaborato con sulla tematica dell'integrazione e dell'Europa. I 6 migliori verranno con noi a Bruxelles per la visita della città, ma soprattutto del Parlamento europeo, quindi cercando di portare gli studenti al di fuori delle mura scolastiche e garantire attraverso l'opportunità concessa dall'onorevole Gentile un'opportunità agli studenti stessi. La storia documenta di come il cattivo modo di integrare gravi anche sui nostri bilanci, i centri di accoglienza, le espulsioni sono budget che noi potremmo sfruttare in maniera diversa e ovviamente vogliamo sfruttare allo stesso tempo questo progetto per fare in modo che la nostra generazione si doti degli elementi necessari per una società che ci auguriamo sarà multietnica e multiculturale. Educazione significa condurre. Noi conduciamo i nostri studenti verso la loro formazione, verso la scoperta di se stessi, in proiezione verso gli altri e verso il mondo. Ma formazione significa anche costruzione di occasioni. E queste che noi costruiamo all'interno della nostra scuola sono tante occasioni perché i nostri studenti possano avere la possibilità di formarsi una loro personale opinione su quello che è il mondo, il loro mondo.